Adesso lasciamo. Le foto qua. Questo è difficile fare le foto. Perché devi spegnere il video. Guarda ancora, ci sono, guarda. Ma dai però. Scappano. Bastardi. Sembra di essere in piscina. Guarda, guarda, guarda della GoPro come si vede. Cioè, ma si può? Come cavolo lo fa? Come lo fa possibile? Eh? Si è scaricato subito? Compra la batteria. Non ti dire tanto vedere. Va bene, va bene. La batteria sta. Non ha le batterie. No. Ti ha fatto subito. Che botta. Qua non c'è niente. Grazie.
perché è partito il video? Ma se tutto chi... L'ho schiacciato questo. Schiacciarlo una volta. Che freddo. Tra poco andiamo in bus, c'è navetta, andiamo in navetta e poi lo vedete. Si parte. Stavo chiamando però. Che strani animali, non so come, che strani pesci. Già quelli mi fanno paura. Perché pungono.
punti. Meno male che non sono scesa giù, che è meglio vederli da qua. Non ho il coraggio. Si vede. Un po' sì. Se faccio lo zoom si vedono. Basta che non mi cade il cellulare in acqua. Ma di là non si vede. No, guarda. Che bello. Che non so se quello che mi riesco. Lo zoom sì. Vivo! Se vengono di qua faccio la foto, guarda. Non so se si vedono. Un po' si vedono. Certi riesco a fare la foto, certi no. Sembra una roba, sostanzialmente è della stessa famiglia, leggermente diversa, e ci sono appunto gli estratti. Se andate in farmacia o comunque in ristorante vedete che vendono i derivati da questi miti, questa sostanzialmente è la ragione importante per cui si passa a vedere questa cava, questa grotta, e più che altro prima si poteva entrare, perché non hanno messo questo allevamento in pianta stabile, quindi chiaramente.
you can see outside, look outside, they're only very shallow, at less than 1 meter. Now look outside over here. So we wake up in the morning like this, not too many boats. After 10 o'clock, the boat starting coming, at 11 o'clock, full of the boat. Okay guys, sit down 1 minute for the captain to see, thank you. Ui, sono in barca, Come mangiano? Grazie.
Now you look at the map there, this is Tong Sai Bay. The other side is Do Nha Lam Bay. The beach over here look similar to Okay. Chissà quanto cavolo ci metto a scendere. A salire quanto ci abbiamo messo? È stato faticoso, ma ce l'abbiamo fatta dopo 300 scale mai fatte in vita mia. Mamma mia, che sacrificio. Vorrei, se voglio vedere gli altri. Andiamo di là e poi facciamo le foto. O se può si può fare anche il bagno di là. Ci sono il bagno. Allora facciamo le foto lì e poi andiamo di là. Io non sento più la gamba. Questo cos'è? Pipì. Isola pipì. Meglio del mio Dio.
E gli sono arrivati panda. Guarda come brucia. Fatto, no. E basta. Guarda, non ho mai visto il mare così. Spaghetti, ovviamente sono i miei preferiti, non c'è niente da fare, devo prendere sempre quelli, sono troppo buoni. Ovviamente ci sta anche la pizza ai quattro formaggi e la strana pasta che ha preso lui con l'uovo. Thank you.
anche oggi altri sacchetti, questa volta sono tre. Comunque vi faccio vedere due o tre cose che posso farvele vedere. Invece in questo sacchetto ve lo farò vedere praticamente nel vlog, che poi non so se avete già visto il vlog oppure boh, adesso vediamo. Comunque questo sacchetto che c'è dentro di tutto, un po' di spoiler, idem questo, e poi ce n'è uno grande. Adesso le faccio vedere perché tanto non li metto insieme allo shopping. Allora, queste pastiglie per il mal di gola che costano pochissimo, invece da noi costano il doppio, le abbiamo pagate forse 80 centesimi o meno, non lo so adesso il prezzo. Poi questo per il mal di gola, per la tosse, mamma mia, sempre un medicinale per la tosse. Ah, il raffreddore, raffreddore e tosse, lo mettete sul petto e in teoria dovrebbe passare. Questo qua ovviamente non è di marca, ma invece quello che fanno in Italia, sì, c'è in Italia, ma non è, cioè questo non è di marca, invece quello che vendono è di marca in Italia, per cui è diverso. Questo quanto l'hai pagato? Non si sa, per cui non posso dirvi il prezzo. Questo lo volevo provare perché mi ispirava, cioè c'era l'immagine dell'anguria e sinceramente, cioè non sa di anguria, ma in teoria è, boh, non lo so, l'ho voluto provare. È sempre Samsilk naturale, ma dovrebbe essere l'anguria, non lo so, lo proverò e vediamo. Poi, siccome da noi la pasta cinese costa più di 5 euro, sui 4-5 euro, qui invece l'abbiamo pagata, se non mi sbaglio, 20 centesimi. 40 centesimi. Cioè, calcolate, dai 5 euro in Italia a 40 centesimi c'è differenza. Poi questa qua io la faccio con le verdure e la soia. E ovviamente se non avete visto la ricetta andatelo a vedere, i vermicelli bianchi, che è strabuona, basta farla a casa ed è ottima. Questo lo trovate in tutti i supermercati, anche quelli italiani. Io spero che non mi copyright il video per la musica, perché sta cantando, poi tanto non lo stai neanche guardando. E comunque sono, dovrebbero essere 180 grammi, qui c'è scritto 3 minuti, vabbè qualcosa si capisce, dai. Abbiamo fatto la scorta, abbiamo presi tutti quelli che c'erano nel supermercato, che vuol dire che ce n'erano solo 3 perché gli altri l'hanno presi, per cui abbiamo fatto la scorta. Poi ho preso, ah, questo è lo scontrino. In totale abbiamo speso 540 baht, che dovrebbero essere più di, adesso non so, più o meno. Comunque i prezzi sono questi, 16 euro in totale, sono 540 baht. Sinceramente non c'è scritto, perché qua c'è scritto in africano e in più ti mette lo 00000, boh, cioè che cosa, boh. Invece questo, allora questi che ci sono, questi qua ve le farò vedere in un video, perché sono cose, diciamo, da mettere sempre nello shopping. Invece questo no, anche se è supermercato. Comunque ho trovato questo qui, che è praticamente una casa mezza pane, il My Home. E adesso lo apriamo insieme così vediamo cosa c'è dentro, perché qua ho visto le istruzioni e ti dice come farla.
l'abbiamo pagata 45 baht. E adesso vediamo la cagata. Mamma, adesso spacco tutto. La cagata di quello che c'è dentro, se spacchi qualcosa. Ah, bene, allora qua è coperto, non so cosa c'è dentro. E non posso aprirlo perché sennò mi tocca poi. Cioè, sono cazzi. Allora, devo scrivere il mio nome e dove abito. To e from. Per cui, questi sono gli adesivi che sono anche molto carini della Disney. Sono gli adesivi. Poi troviamo dentro un'altra cosa, tipo biscotti per fare la casa. Poi le palline per decorazione, tipo smaltis. Questa qua, roscela, sarà una colla, tipo da mangiare. E poi ci sono sti cosi che non ho capito cosa sono, perché sono a forma di mucca, sono molto belli. Non lo so che cosa sono, però boh, è strano questo coso. Comunque, queste qui sono le cose che in teoria troviamo dentro. Io preferirei farla quando arriverò in Italia, perché è molto bella. Dovrebbero essere un po'. È di plastica dentro, per cui non lo so. Comunque, questa casa mezza, questa casetta, se riesco a mettere dentro le cose, ok, se riesco a chiuderla, perché è molto carina anche per la chiusura. Tu fai così, la chiudi, non so se è giusto, con una mano è un po' complicato. Comunque, e vabbè, fai così e poi la chiudi normale. Beh, direi che l'ho un po'. Comunque, questa è la... Sì, vabbè, abbiamo capito. E praticamente... Ah, della Tusm. Non so come, diciamo, si dice. Però sembra molto bello. Cioè, in pratica, se vedete... Per quelli, non so, poi dopo se piacciono, che sono interessati. Trovate queste cose qua dentro, tipo il coltellino. Le due cose che non so cosa sono. Le cose da mangiare, eccetera. Sarà un po' complicato. Anche perché seguire la figura non è neanche semplice. E verrà fuori una cagata di sicuro. E non so se sarà buono, ma lo volevo fare con voi in un altro video. Per vedere come verrà fuori, perché sembrava molto carino e non costa neanche tanto. Io l'ho provato uno a prendere, perché non si sa mai se puoi fare schifo. Per cui questi sono stati i miei acquisti per oggi, che è il 13, e basta. Per cui ci vediamo domani, che è l'ultimo giorno ovviamente per me e anche per i vlog, giustamente, perché no, l'ultimo giorno in teoria è mercoledì, perché vabbè, riprendo qualcosa sull'aereo e niente, per cui questo è. E per cui vi farò vedere le altre cose poi in un altro video shopping. Ci vediamo domani. Io sto guardando la televisione, ma adesso me ne vado a letto perché è tardi. E in più ho sonno. Per cui ci vediamo domani.